Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Erika e oggi voglio parlarvi di Western Digital My Passport X o X. Fiona ci tiene tantissimo che io dica X. My Passport X è un hard disk un po' particolare perché non funziona soltanto con il PC, ma anche con Xbox One e Xbox 360. Al suo interno troviamo ben 2 terabyte di spazio, il che significa che in media ci stanno circa 50 giochi di Xbox One e più o meno 250 giochi della 360. Sono tantissimi! Se avete un sacco di denari e un sacco di giochi, qui ci stanno tutti, non vi preoccupate. Vi faccio vedere come funziona. My Passport X viene riconosciuto automaticamente dalla console. Trovate le impostazioni che lo riguardano sotto la voce Sistema e poi Archivio. Potrete impostarlo come hard disk predefinito, rinominarlo, formattarlo o visualizzarne il contenuto, contenuto visibile anche all'interno di I miei giochi app. Qui troverete sia My Passport X che l'hard disk interno e vedrete lo spazio occupato su ciascuno dei due. Per spostare un gioco vi basterà premere il tasto Menu e poi Gestisci gioco. Le opzioni a disposizione saranno 2, crearne una copia oppure trasferirlo del tutto su My Passport X. Una volta spostato lo avviate come qualsiasi altro gioco. Ovviamente potete collegare alla console un qualsiasi altro hard disk. Quali sono però i vantaggi di utilizzare My Passport X? Prima di tutto lo spazio. A disposizione avete 2 terabyte e quindi ci stanno tutti i giochi, tutti quelli che avete cancellato perché non c'era più spazio, li potete riscaricare e mettere sull'hard disk. In secondo luogo, come vi ho già fatto vedere, è super portatile, il che significa che potete metterli sull'hard disk e poi portarvelo a casa degli amici e dire attaccalo senza scaricarlo, che così utilizzi il mio download. E infine le performance. Il vantaggio vero di questo hard disk sta proprio nel suo comportamento sia in scrittura che in lettura. Potete spostare i giochi in assoluta facilità, ci mette tutto sommato pochissimo, considerato che parliamo di dimensioni che vanno dai 30 ai 50 giga indicativamente, ma soprattutto si comporta estremamente bene in lettura, praticamente come un hard disk interno, quindi non avrete rallentamenti, non avrete problemi, è come se fossero installati sull'hard disk della console, soltanto che invece è su questo piccolo hard disk con 2 terabyte di spazio. Western Digital My Passport X è disponibile ad un prezzo di 119 euro. Ovviamente se avete qualsiasi tipo di domanda lasciateci un commento, sarò più che lieta di rispondere alle vostre domande, o vi risponderà Fiona, che è qui che mi prende in giro perché non dico My Passport X come vorrei io, sì. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un sacco di like, di condividere il video, di scrivere dei brutti commenti per più, soprattutto. Questo è condividere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!